Che tipo di messaggio pensa che il film o anche il suo lascia gli spettatori? Io penso che ci troviamo in un periodo dove si celano dei mostri, no, in questa società, e diciamo che a volte l'educazione e il sapersi presentare in un altro modo cela un po' questo aspetto mostruoso dell'essere umano, ed è una società un po' così, dove tutti sono molto educati, ma alla fine poi bisogna vedere l'educazione, se voglio dire, è una cosa più importante. Questa cosa più importante sarebbe la sincerità e capire l'essere umano che cos'è. Visto che il film è stato interamente o quasi girato a Torino e ha avuto appunto collaboratori quasi tutti torinesi, com'è stata la sua esperienza qua in questa città? Guardi, le posso dire senza fare il ruffiano, ma benissimo, cioè nel senso che è una città che è veramente molto accogliente, è una città che era tanto che non frequentavo, l'ho trovata veramente molto cambiata, proprio cambiata in meglio, nel senso che ha avuto proprio un ottimo sviluppo, le persone veramente sono molto cordiali, non è una novità per me perché avevo uno zio a Torino, quindi un po' la conosco, però era tanto che non frequentavo Torino. E poi per quanto riguarda proprio a livello organizzativo come Film Commission, veramente nulla da dire, proprio cioè tempi accelerati e grande efficienza, ma lo dico veramente senza nessun tipo di grazie. Vi voglio ruffianare, no? Lo penso veramente. La ringrazio. A lei, grazie. Sono di Recin Cinema. Ciao. Io volevo chiederle che tipo di messaggio pensa che il suo personaggio o il film in generale può lasciare agli spettatori a casa? Ma sai, noi non abbiamo pretese educative, noi abbiamo rappresentato e fotografato un pezzo della realtà, la realtà cinica e senza scrupoli di un certo tipo di mondo. Lei, che è una donna insomma di potere, senza che non si fa nessuna scrupolo nei confronti di nessuno, e lui che invece è un fallito, che vanta pretese di essere un bravo imprenditore, in realtà è un mediocre incapace, che però pensa di essere furbissimo e cerca di convincere gli altri, ma non riuscendoci. E quindi un'altra piccola domanda, quindi lei diciamo che alle donne a casa direbbe, consiglierebbe, mi raccomando, siate un po' ciniche, un po', se mi permette il termine, bastarde con gli uomini, no, in generale? No, tutt'altro, e noi abbiamo fatto vedere questa immagine qua per dire questo è proprio quello che non dovete essere, okay. queste donne qua ci sono e te le facciamo vedere nella loro durezza, nel loro cinismo e anche in fondo nella loro solitudine, perché Susanna Almiraghi è una donna profondamente sola che ha come unico obiettivo la salute del cane, perché del marito non gliene può fregare di meno. Va bene, la ringrazio.